Oh, ecco, tutti zagare, zagare, io sono Genius 39 e ci sono anch'io, Stone. Ok, tutti zagare, zagare, io sono Genius 39 e ci sono anch'io, Dragonel 29 e ci sono anch'io, Dark Element. Ok ragazzi, comunque in questo video dei dungeon, che ricordo escono il martedì e la domenica escono i PvP, andremo a fare il Tempio del Fuoco Franante. E dato che siamo in teleport, dasti pure che facciamo un dungeon dopo, bisogna vedere un po' come... quanto ci si mette. Non dai il pet che stanno facendo le acrobazie mortali. Che stai facendo le acrobazie nel tonno? No, il pet, quando scendeva, dovresti scendere in un burrone, più o meno, facevano dei salti mortali. Ok, eccomi. Tutta sta caduta bisogna fare, bello. Non sapevo che lì si morisse. Ah, ok, non si muore. Non si muore. No, non vabbè. Si muore, è solo lava, sai. È solo lava, cioè non si muore, si respawna dall'altro lato con un po' di ferite. Vabbè, capisco che i personaggi Elsword qualunque cosa li fai non muoiono, però muovi troppo. Ma infatti non è morto. Crolla tutto fra 3, 2, 1. Ok, ma qua dentro. No, io non ci capisco niente sto down, già. A parte stai facendo tutto quanto voi. E io non sto a fare niente in pratica. Poi mi sono pure dimenticato di mettere il coso qua, il campo del vuoto. E boom boom. Prendiamo i big money. Mamma mia, guarda quanti big money. Aspetta, si sta incazzando. Aspetta, si sta incazzando, perché? Non gli dà da allora mangiare? No, gli do troppo da mangiare, ecco perché. Ma non si incazza mica, ti dice che è sazio. Non lo so, ma non si incazza. Il mio è sazio pure. È il tuo per forza. Il mio sì, è sempre sazio. Cioè io voglio dargli da mangiare, però è sazio. O voglio far diventare un panzone, ma niente. No, come l'altro. Minchia, okay. 3 persone contro uno. Non moriva neanche. Ciao. Era potenziato. Aspetta, ma... ah, quello lì è uno da sconfiggere. Cioè io non sto attaccando praticamente. Arrivo, sono già morti. Ok, siete la mia guardia di scorta. Povero James. Cioè, tipo, siete i miei bodyguard. Io passo senza danni così. Ancora. Ma basta con questi sprofondamenti. Sprofondamenti, che 2 metri sono. Ho capito. Ma io sto camminando bello bello tranquillo e si sprofonda il pavimento. Vorrei anche dire. Trine demone estasiato. No, ovviamente sempre. Poi c'era un altro che aveva un nome ancora più strano di quello. A parte sto demone non è lo stesso che tipo c'era nella città precedente. Alla fine Rand, come si chiama? Alla fine di Amel, sì, ci sarà Rand. Non è la stessa persona, cioè non è uguale. No, questa è la donna. Sono simili. È una donna, è un maschio. Ma che cazzo? Senti. Genius. Ah, ok, c'ha le dita. Che culo di merda. Mi ha evitato l'elettroterremoto. Ma chi è il boss? Sta tizia o quella di... no, vabbè, si è ingigantita o cosa? Non ci sto capendo più niente in sto dungeon, se niente. Ma io ho ancora più di 90 torte io. Quanto finisce l'evento delle torte? Il giorno di poi nel mese di mai. Nel mese di mai. Finito. Come è già finito? Io le torte ce l'ho ancora. C'è uno che ancora dobbiamo ammazzare. Sì, il ricognitore della lava, avevo letto larva, però dai, dettagli. Wow, chi è rimasto? Morti tutti? Possiamo andare? Perfetto. Vai, eccolo, in demone intrappolato. Ok, hai tipo ammazzato tutti quanti con il tuo Beyblade, va bene. Questi qua sono peggio dei Beyblade tarocchi cinesi che si compravano alle elementari, eh. Non me ne sono mai comprato nemmeno uno, dai. Io sì, però non quelli cinesi con le lame giganti, quelli normali. Ma il mio ce l'aveva, tipo spaccava tutto. Gin, il demone intrappolato. Ma dov'è intrappolato? Me lo spieghi? Io lo vedo libero, senza catene, senza intrappolato niente. In quella cosa che teneva in mano. Ah, wow. Forse. Quindi sei liberato. Però è forzato. E devo usare per forza quello. Chi lo sa. L'importante è averlo ammazzato. Oh, chi si sa? Non si sa ammazzare. Iplitan. Boh, guarda questo qua. È peggio del Super Saiyan God. Super Saiyan, che cazzo è? È tutta sta aura. Ha un'aura potentissima, bro. Usa una torta, va. Yeah, uso le torte. Ma faccio muore immediatamente a questo punto. Ma usa gli hyper, cioè. Aspetta. Guarda fra un po' dovrei spostare.
spostarti. Io dovrò spostarmi. Però eccola. Criston diceva che questa qua non era un hyper. No, non è un hyper, l'ho già vista. Ma leva un bordello pure sta cosa. La più figa del mondo. Ma quale figa? Sì, queste spadate a caso, veramente, questa hyper è così, spade a caso. Sì, ma poi figa. Come fa a tenere una spada che è più grosso di lui? Come fa Sasha a tenere una cosa più grande della sua mano? Vabbè. Oddio, no, non posso morire. Non potevo usare né le torte né le cose. Fammi rianima. Boom, sono vivo, tranquillo, non è successo niente. Le sfere del drago mi hanno riportato in vita. Il tuo pezzo sta piangendo, povero pezzo. Si sta riempiendo di cosa? Sta piangendo! Ma il mio? Perché? Perché sono morto? Mi sono rinsponato. Non gliene frega, lui piange. Sto sbloccando un nuovo titolo. Non posso restare. Ma perché? Io voglio leggere le ste frasi. Finiscono subito. B. No. Ho preso B, ho fatto troppa roba. Bei colpi. Io ho fatto F. S. Bei colpi F. Non potesse più, è appunto. Oh, troppo. Neanche 4 danno. Milioni di danno. Ho fatto troppo danno, danno, eh. Io ho fatto non troppo danno, danno. Vorrei far notare. Perché non mi fa andare in voragine? Forse perché sei a livello troppo basso, devi far partire a Blade Fire. Ok. Vai, allora ti nomino il capo e andiamo a farlo. Via. Yeah. Andiamo a fare la voragine. Quando il boss incazza, fanno le case, sì, o correte là lì. Vabbè, lo dirà. Ah, eccolo, quello che si vede in Playing with Fire, sto tizio. Playing with fire. Pensare che devo fare una cosa. No. Boom, bitch, is got out of the way. Molina. Mi stai facendo pagare conquistatore. Non capisco. Combattente della lava d'acciaio. La lava d'acciaio. Sì, come cioè, fa a essere d'acciaio la lava? È un nuovo elemento. Sì, è un nuovo elemento di gormiti. Nuovo elemento nella tavola periodica. Esatto, scoperto in Ellsworth, attenzione. Come me stai a crepare sto coso? Minchia, sto combattendo contro questo qua e non gli levo praticamente niente. Ma niente di niente, una larva normale. Voglio vedere cosa fa. Larva. Con boh. Non è larva. Tu dove l'hai vista la larva? Ho letto lava, ho pensato larva, no, perché sto facendo una cosa a scuola con le farfalle, le crisalidi. No, eccetera. E quindi larva ci sta qua. Com'è che si combattente della larva d'acciaio. Quello già tornava meglio, della lava d'acciaio non torna. La larva d'acciaio potrebbe essere. E della larva vuol dire che la larva è il boss più potente del mondo. Esatto, perché la larva domina il mondo, perché la larva è vita. E da dove nasce il bruco? Il bruco poi diventa farfalla, la farfalla poi muore dopo un giorno, un anno, dipende. E poi vieni qua, dove sto arrivando. Vengo qua dove? Colpisci sto coso. Dove sono? Ma allora chi devo colpire? Ah, sto coso? Magma morto qua? Questo bulbo, queste cose. Ecco la larva, abbiamo trovato una larva. Ok. Ah, è morto direttamente quello, era il suo nucleo, perfetto, andiamo. Ma stiamo camminando sopra le cantine. Sì. La logica di Ellsworth è proprio strana. E meno male che è un platform a scorrimento orizzontale, sennò qua si cadeva ai sotto. Buco di me! Che io! Quale facciamo buco? Una colletta per riparare i buchi di questo ponte. Che non è cosa. Una petizione. Se una distruggiamo colletta, il pallone frenato, il magma rock vulcanico si indebolirà. Alla faccia dell'indebolirsi. La larva che abbiamo trovato prima. Io sto ancora combattendo contro questo. Mamma mia, guarda che proagine. Che proagine a combattere contro questo. Mamma mia. Il petto ovviamente non fa niente. Però c'è. Vabbè. Oh, ma mi schiva pure i colpi. Non ho mai visto un mostro schivare. Oh, abbiamo finito. Io sì, troppe volte. Dov'è il buco che dicevate, scusate? Ah, eccolo. Oddio, ce n'era un altro. Parkour. No, sono morto. Non l'ho parkour, fatto. Parkour. Però sono rimasto fermo in aria. Eccomi. Che culo. Questo qua viene direttamente da Mad Max, vorrei dire. Boom. Boom, bitches, get out of the way. Che cazzo? Ma questi qua non sono i boss, vero? No, sto dicendo.
Però mi spiace. Come buttare l'elettro telemotore? Ah, già, perché devo distruggere qua il corpo dell'unità. Sì. Vai. Tutto il mio mana sto usando. Si crede che c'è un titolo che si fa con 1000 di questi dungeon, 1000 di questi sì, dungeon. Sì, è quel titolo in cui quell'area in quel PvP ti ha rato di blu. Sì. Sì, vabbè, quanto cazzo ci ha nerdato quella tizia allora? No, era hanno fatto pure un evento che una run valeva 2. Quindi, vabbè, sì, wow, cambia molto. Sono a 500, guarda. Cambia sì, da 1000 run ne fai 500 per ottenere il titolo. Almeno c'è un mio amico che se ne ha fatto 1000. Ma eccola di nuovo Igna. Vieni qua Igna. Scusate, nello scorso video avevate detto che non era il boss questo nei commenti. Chi cazzo era alla fine? Scusa, io combatto contro questa alla fine danno. Oh, in effetti non lo so. Non so chi l'ha scritto, ma ha detto una cavolata. Esatto. Forse in questo dungeon. In un altro dungeon. Dove può darsi se sarà confuso. L'altro no. Ha già 5 vite, cioè 5 barre. Non ne aveva 20, fai te. Grazie a me. Va bene. E come al solito qua ci ripiglio un'altra B sicuro. Anzi, forse piglio una perché ho fatto qualcosina in più, Se continua fatta così, il dio dei demoni risorgerà. Sbriga che ferma i demoni. Ma è inutile, tanto tizia risorge comunque, poi tanto lo dobbiamo sempre ammazzare. Ma chi è questa tizia? È un'altra delle sacerdotesse che veniva rubate. Eccoli, non demoni in e gin, ma sono quelli di prima questi. Beh, ma dai, esatto. Stavolta olè, ci sono uniti. Vai con l'hyper, boom, bici. Che tutti moriti. Sì, non è morto nessuno. Lo so, grazie. Grazie il cazzo. Che cazzo. Va bene. A few inches later. Ma chi è rimasto vivo, scusate? Nessuno. E allora non perché scontro chi stiamo combattendo? Contro un ricognitore della tua larva. Ah ok. lui è lo speleologo. Ah ok, un altro. Vabbè, guarda quanti ne sono, dai, distruggiamo sto coso velocemente. Guardali, guardali, che non prendono danno finché non muore sto coso. Sta sprendendo tutto, che cosa? Qua dobbiamo solo aspettare. Infatti. Se batti. Ecco! Ecco, crolla tutto, attenzione! La resurrezione del dio dei demoni è giunto ormai al compimento, eliminate chiunque. Ma fammi leggere! Questo è genitore, veniti. Il vostro destino è arrivato al capolinea. Ma parlate un Scarlava po' Blu, ma dai, non mi puoi rovinare il nome di un boss chiamandolo Scarlava Blu. Scar va bene, ma Lava Blu. Lava Blu. Perché Lava Blu? Ma è un demone, si chiama Lava Blu. Vabbè. Lava Rosso, benvenuti Lava Green. Nella casa non della Lava bene. Blu. Esatto. Benvenuti nella casa della Blu. Bella. Ma se della lava blu perché usa i poteri del ghiaccio? Perché ha esatto. Perché la lava blu in realtà è il ghiaccio. Però direi il re del ghiaccio era troppo mainstream ed era col concreto di Adventure Time. Ecco! Sta per dare prova alla sua forza. Scappa o mana brecca? Mana brecca o faccio prima? Tu ma prima scappare, sai com'è? Iper. No cazzo, ma fanculo, ma fa. Ma dove sono finito? Sono dentro un nucleo. Quando io ce l'ho 270. Ma io dove sono? Ok, ok, ok. L'ho breccata però, sono riuscito a breccarla. Tipo ero un feto dentro l'embrione. Però alla fine. quando mi ha preso era quello. Ma abbiamo un legame di sangue o cosa? Boh. Smetti di picchiare a me, cazzo. C'è ancora 19 barre di vita. Oddio. Ma quante ne avevo prima? Che non ho visto. 30, 40. No, ne avevo 35. Ma questo qua sei te. Vai, doppia hyper, vai, minchia. Stavo per morire. Mangia una torta. Se non gli avevo un cazzo è normale, tu sei l'equipo più forte del mio. No, non mi ammazzare. Però io sono SPP e tu sei SP. Ultima. No, di nuovo. Break. Guarda, di nuovo a fare il feto nell'embrione sono. Troppo bello. Titolo del video, il feto nell'embrione. Boom. Dell'anno di prima come metti il titolo? No, ne metto solo uno, non ne posso mettere due titoli. Sono io. No. Ma un titolo che assume tutto quanto, secondo me, è la lava blu. La larva blu? Vai, la larva blu, esatto. No. Abbiamo ammazzato? Seriamente? Abbiamo finito? Ciao. Sì, questo dovremmo fare altre mille volte per il titolo. Scar si vuole sacrificare per il suo signore, che cane fedele. Ma anzi, fammi finire di leggere. Anzi, ne devi fare 1001, uno per sbloccarlo e 1000 per farlo. Comunque, no, ragazzi,
No, no, aspetta, c'è un filmato. Ah, vabbè, comunque ragazzi, boh. Ah, Perchisas questo, che cosa c'entra adesso Perchisas? Boh. Ecco, Lucien di merda. Hotel è Lucien. No. Ah, tincatino. È duro. Spazza le catene. Bello. Ok, ma dove sono finiti? Questa è Igna o Cod? No, è la loro testa di prima. Io mi sono spostato, cazzo. Che sono sti braccialetti? Ah, ok, l'hanno richiuso. Ciao, amico. Va bene? Crolla tutto. E tutta la distruzione del mondo, ma che è l'apocalisse? Ma tutto questo negli occhi di lei, della sacerdotessa che ha previsto tutto, o cosa? E beh... Oh. Voi state vedendo... Voi state vedendo il film, io sto vedendo la città. Che bello. No, è morta. Che è successo? Ok, Yad c'è, oh, incredibile. No, è morto. C'era mai, se no. Finito. È durato più il video che il dungeon a momento. Vabbè. Poi questi video fanno capire sempre tutto. Comunque per questo vi è tutto. Se vi piace, mettetevi piace, commentate, su se non avete fatto affettare da noi per craft, vi trovate in descrizione. Mettetevi la mia pagina Facebook, siamo quasi 100 mi piace. Passate il TS che trovate in descrizione. Ci vediamo nel prossimo video, ciao ragazzi. Ciao.